Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, come al solito con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi giovedì parleremo dell'agguato nel crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo. L'arte dell'agguato la sviluppiamo in tre trasmissioni in modo da dare un quadro abbastanza generale. Allora, cominciamo un attimino un paio di appunti. Il primo appunto è questo. Vi ricordate alcuni mesi fa, quando abbiamo fatto la conferenza a Treviso, che la tribuna di Treviso ci aveva fatto un articolo dicendo: ecco i pagani cosa vogliono fare, libreria erotica pagana. E chiudeva sto Alessandro Zago, chiudeva l'articolo: c'è poi l'angolo degli annunci con la Baccante che vorrebbe aprire una libreria erotica a Treviso. E poi parlano di spirito vitale. Bene, la libreria erotica a Treviso, che non è essenzialmente una libreria erotica, è una libreria normale con tutti i testi alternativi, cioè tutto quello che c'è di alternativo, tutto ciò che si muove nel mondo e nel sottomondo, è stata aperta a Treviso. E la libreria si chiama Sottomondo ed è in via Tolpada 11, vicino alla piazzetta Santa Maria Maggiore. Ed è una libreria che vuole essere una vitale fonte di informazione per sopravviventi, iconoclasti, scoppiati, autoemarginati, investigatori, ricercatori ed anche per chi è solamente incuriosito da ciò che è strano, arcano, bizzarro, unico e diabolico. Troverete testi controversi ed inusuali. Io infatti ci sono stato nella libreria perché i ragazzi ho dato anche una mano e ho trovato un testo molto particolare di Luciano di Samosata. Il testo di Luciano di Samosata, Il Negromante e l'Alessandrino. Il Negromante e l'Alessandrino sono due pseudocommedie di questo Luciano di Samosata, che è uno degli ultimi misti fra cinici e scettici del secondo secolo d.C. E vi leggo un passo, ok, e vi leggo un passo di questo Luciano di Samosata, dove a un certo punto dunque Minosse, indagato accuratamente, spediva ognuno nella regione degli empi a scontare la pena in base alla gravità dei crimini. Vi ricorda qualcosa questo? Se la prendeva soprattutto con gli individui che, gonfiati da ricchezze e da potere, quasi quasi si aspettavano di venire riveriti e adorati, poiché aveva nausea della loro arroganza effimera, dell'alterigia, del fatto che non si erano ricordati di essere anche loro mortali e di aver ricevuto in sorte beni mortali. Tali individui, svestiti di tutti quegli splendori, intendo ricchezze, blasoni, imperi, stavano lì nudi a capochino, ripercorrendo passo dopo passo la felicità di quassù come un sogno, tanto che io a quello spettacolo gongolavo. E se ne riconoscevo qualcuno, mi avvicinavo quatto quatto e gli ricordavo un po' qual era da vivo e come si gonfiava quando sin dall'alba una turba s'accavalcava sul portone aspettando la sua uscita, respinta e chiusa fuori dai domestici, e poi lui, finalmente sorto alla vista dei postulanti, rivestito di porpora ed oro a profusione e di trine rutilanti, credeva di renderli felici e beati offrendo loro da baciare il petto o la mano, e quelli ascoltando e come soffrivano. Vi ricorda qualcosa questo, eh? Se non vi ricorda qualcosa, vi ricordo che questo è Luciano di Samosata ed è uno degli ultimi cinici scettici del secondo secolo d.C. ed è un libro che ho trovato nella libreria di Sottomondo. E questo libro vi dà un'idea di come è stato costruito l'idea dell'inferno cristiano e vi dà un'idea di cos'è l'alterigia e di cos'è la mano da porgere e da baciare. Se avete visto il telegiornale oggi sul secondo, vedete le suore che baciano la mano al Papa, l'atto di sottomissione, di reverenza, di distruzione di loro stesse pur di mettersi al servizio di qualcuno. È qualcosa di aberrante, qualcosa di allucinante, qualcosa di osceno, qualcosa di putrido. Ebbene, su Luciano di Samosata, che ho trovato nella libreria Sottomondo, si parla appunto di questi aspetti della distruzione umana.
E vi consiglio la libreria perché là troverete tutto quello che altre librerie nascondono, che altre librerie fanno sparire dalla vista, che altre librerie non danno valore. Per cui se qualcuno cerca qualcosa di strano, qualcosa di assurdo, qualcosa che gli possa essere curioso per costruire le cose, lo può trovare alla libreria Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso, dove io vado normalmente, e questa libreria penso che diventerà un centro di ritrovo di tutti i pagani, di tutti quelli che vogliono ricercare il pensiero, il sapere, la conoscenza, al di là delle costrizioni sociali, delle costrizioni ideologiche in cui altre librerie purtroppo agiscono. E questo alla faccia naturalmente del signor Alessandro Zago, che sputtana le persone che vanno alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza. Esattamente come il fare di Wojtyla, come il fare di tutti i cattolici. Detto questo, e ricordando che io non rispondo alle telefonate per i primi 45 minuti circa finché non ho finito la presentazione, ringrazio intanto quelli che mi hanno portato quel piccolo scritto domenica a casa mia, quello scritto che i cattolici stanno diffondendo un po' per gli ospedali per sputtanare le medicine alternative, in cui si accusano le medicine alternative di essere sataniste. Ora, nessun satanista, pagano o qualunque altra cosa ha problemi di essere chiamato per ciò che è. Il problema è per chi pratica medicina alternativa che viene colpevolizzato. L'operazione è un po' squallida, comunque penserò a farlo avere a tutti coloro che praticano medicina alternativa proprio perché sappiano in che sputtanamento questi cattolici fanno rispetto alle persone che cercano di costruire cose diverse. Comunque è una cosa che personalmente non mi riguarda più di tanto, anche se però è indice di un modo di essere e un modo di comportarsi. Andiamo avanti ancora. Allora, prima di cominciare l'agguato del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza e il numero di telefono dell'istituto è 0338 39 10727, ripeto 0338 3910727. È una segreteria telefonica dove potete lasciare giù i vostri messaggi, insomma, nient'altro. E vi ricordo che anche quest'anno, in agosto, ci troveremo sull'altopiano di Asiago a fare la nostra passeggiata, a fare il nostro cerchio in un posto sacro, cioè un posto che ha un certo potere. Cioè, comunque non è molto diverso da tanti altri posti, però ha un significato molto particolare per il paganesimo, per cui se qualcuno vuole partecipare a questa passeggiata non fa altro che prendere contatto e ci metteremo d'accordo, insomma. Naturalmente le persone vorrei almeno conoscerle, quelle che vengono, se non altro per un minimo di discrezione e per non creare problemi agli altri che partecipano. L'anno scorso è stata fatta. Abbiamo fatto questa passeggiata, diciamo così, questo piccolo cerchio, pochi minuti, che è stato quello di esternare quello che siamo, quello che vorremmo, e siamo ritornati, cioè è un bel passaggio, è un bel posto. E anche quest'anno, in agosto, lo faremo e se qualcuno vuole partecipare, non fa altro che mettersi d'accordo, cioè telefonarmi e ci mettiamo d'accordo. Vabbè. L'agguato del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo. Datemi 3 secondi che vado a rifornirmi di qualcosa da bere che ho lasciato dall'altra parte e ci vediamo fra pochi secondi con l'agguato del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo. Molto bene, facciamo sfumare un attimino questa musica e riprendiamo il discorso sul crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone non è altro che lo stregone stesso, cioè non è altro che la persona. La persona che affronta la vita e costruisce se stessa. A differenza delle religioni monoteiste, i pagani e gli apprendisti stregoni concepiscono la vita come un momento attraverso il quale costruirci, cioè un'opportunità per costruire noi stessi, per costruire il nostro essere. A differenza di noi, i monoteisti invece vogliono che la vita sia un atto di sottomissione alla volontà di Dio, al volere divino, alla volontà creatrice. Per
Per cui, mentre noi agiamo per costruirci, per cui la vita è un momento di costruzione, per i monoteisti la vita è atto di sottomissione alla volontà del Dio creatore. Per cui le due cose sono assolutamente in antitesi. Allora, qual è la prima cosa che dobbiamo fare noi? Innanzitutto, sottrarci dall'atto di sottomissione, cioè toglierci dalla sottomissione, che è un atto durissimo. E togliersi dalla sottomissione significa riuscire a capovolgere, vincere, distruggere quello che è tutto il condizionamento educazionale, tutto l'orrore che i cristiani hanno imposto sui bambini fin da quando erano piccolissimi. A tal proposito, sto leggendo un libro che mi ha consigliato una radioascoltatrice, che è Intelligenza Emotiva, che non fanno altro che affermare quello che noi affermiamo, anche se in maniera diversa, cioè che il condizionamento educazionale è tale da incidere su tutta la percezione, su tutta la parte più intima, l'emigarda, adesso vediamo un attimo dopo, cioè su tutta la parte interna del cervello, per cui tutte le nostre azioni vengono dopo condizionate da quello che ci è stato fatto da bambini, cioè da quello che siamo stati prima che noi cominciassimo a parlare. E questo libro, con questa sua ricerca, non fa altro che confermare, anche se in maniera diversa, cioè anche se in maniera, diciamo così, questo è scritto da un americano, per cui con tutta la tradizione americana, con tutta la tradizione scientista, diciamo così, della vecchia psicanalisi, non fa altro che confermare tutto quello che noi stiamo dicendo. Solo che cosa succede? Che il condizionamento educazionale messo in essere dai cattolici, finché, e parlo dei cattolici come elemento principale, dopo va bene per tutti i monoteisti, finché i bambini sono piccolissimi, deve essere sopraffatto in età adulta, cioè la libertà viene costruita esclusivamente in età adulta, per cui bisogna fare altrettanta violenza di quanto si è subiti da bambini in età adulta, solo che da bambini non ci si ricorda più la violenza del condizionamento che si è subita, mentre invece da adulti bisogna esternarla tutta, per cui riuscire a venire fuori dal condizionamento educazionale, dallo stupro che i cattolici mettono in essere nei confronti dei bambini indifesi, comporta una tale autoviolenza, una tale autoimposizione che soltanto il crogiolo dello stregone è in grado di tirar fuori da questa situazione. E poi chiaramente esistono delle pratiche che ti tirano fuori qua e là, però mai abbastanza, a livello abbastanza profondo da dire sono libero dal condizionamento educazionale cattolico. Dopodiché, una volta che la persona si è tirata fuori dalla sottomissione in cui i cattolici l'hanno messa, l'hanno costretta, scopre che il mondo attorno è un mondo vivo, è un mondo che la chiama ed è un mondo uguale, cioè sono degli dèi uguali a noi stessi in quanto dèi, cioè noi costruiamo il nostro divino che c'è dentro, noi siamo degli dèi, attenzione, non abbiamo il respiro, cioè non siamo parte di un dio come vogliono i panteisti, noi siamo degli dèi, esattamente come il mondo che ci circonda sono degli dèi che camminano insieme a noi per costruire il loro divino. Per cui si può camminare insieme, si può costruire delle relazioni. Ebbene, questo è il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. La relazione costruisce i quattro canti del mondo e sono le relazioni di cui stiamo parlando. Dopodiché esiste un altro tipo di crogiolo che è il crogiolo del male e che va conosciuto, cioè che è il modo con cui i cristiani distruggono il divenire umano, stuprano i bambini, stuprano le tensioni di dilatazione degli individui nel mondo e le costringono in ginocchio, le costringono ad aderire al volere divino, alla verità del loro Dio. E questo è il crogiolo del male. Bene, oggi invece trattiamo l'agguato del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, la seconda parte. L'altra volta, nella prima parte, abbiamo elencato l'agguato, le modalità di espressione dell'agguato. Abbiamo usato come esempio la tigre e il cervo. Però potrebbe essere io e il mio vizio del fumo, per esempio. Posso fare un agguato al mio vizio del fumo. Oppure io e sul mio posto di lavoro. Posso usare un agguato sul posto di lavoro. Oppure io e, non so, il mio essere sociale, il mio essere individuo sociale. Posso fare un agguato per ottenere questo? Cioè, l'arte dell'agguato è l'opposto, è l'antitesi della sottomissione. Cioè, vivere d'agguato significa non essere sottomessi e avere l'intento di quello che si fa, perché lo si fa, dove lo si fa e organizzarsi per farlo. Questo diventa quotidianità, questo è un modo di essere quotidiano. Adesso vediamo l'agguato del crogiolo stregone in quattro canti del mondo, la seconda parte.
Così nel mondo della ragione un cacciatore d'agguato costruisce se stesso ed estende il proprio fare anche negli infiniti mondi della percezione. Non esiste un fare o un modo di essere nel mondo della ragione che non costruisca l'individuo e che qualifichi il fare dell'individuo negli infiniti mondi della percezione. Non esiste il fare dell'individuo in ognuno degli infiniti mondi della percezione che non caratterizzi il fare dell'individuo nel mondo della ragione. Ricordiamoci sempre che se è diverso il mondo della percezione dal mondo della ragione, cioè i due mondi sono diversi, i metodi, gli strumenti, i modi di essere, le tecniche che adottiamo nell'affrontare le diversità sono simili. Non confondiamo le due cose. L'azione nei quattro canti del mondo si esprime soltanto attraverso le regole dell'agguato. La capacità dell'apprendista stregone è quella di comprendere che trovarsi nei mondi della percezione implica agire secondo gli elementi propri del mondo della percezione e di quel mondo nello specifico. Quando si fonde il proprio crogiolo con quello di una coscienza di sé, si è già praticata l'arte dell'agguato in quanto si è riusciti a fondere il proprio crogiolo portando quella coscienza di sé a fondere il suo crogiolo con il nostro. Costruire un agguato alle coscienze di sé che ci circondano per costruire il nostro divenire nella percezione ci permette di arricchire il nostro crogiolo. Quel momento, come tutti i fari, come tutti i fare, è sia un punto d'arrivo che un punto di partenza. Nella religione dell'antica Roma, una delle maggiori divinità era Terminius, termine. Qualunque termine come punto di partenza di qualunque impresa e di qualunque costruzione. La fusione del crogiolo è un successo di tutti, quelli che fondono il loro crogiolo insieme, ma nello stesso tempo la fusione del crogiolo impone la costruzione della relazione. La costruzione della relazione implica l'azione affinché quella relazione sia proficua. Se nella definizione dell'arte dell'agguato abbiamo parlato di soggetti come preda e predatore, nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo non solo chi fonde i crogioli, ma ogni elemento del crogiolo con cui si fonde il nostro è nello stesso tempo preda e predatore. La differenza sta che mentre nell'esempio che abbiamo usato precedentemente della tigre e del cervo, l'oggettività in cui si muovevano era l'essere natura, che comunque era in grado di mediare le relazioni affinché l'uno non prevalesse mai sull'altro, magari premiando delle variabili compensative, premiando il cervo con un fiuto migliore, eccetera. Nei mondi della percezione non esiste un mediatore così presente. Nei mondi della percezione la mediazione nella relazione è sempre fra i soggetti che concorrono nella relazione stessa. La relazione è atto d'agguato. La fusione dei crogioli è il risultato di un atto d'agguato. Quando un crogiolo versa in un altro e quanto il crogiolo riesce a prevalere dall'altro è arte d'agguato. Io fondo il mio crogiolo con quello dell'essere lupo, ma è l'essere lupo che fonde il suo crogiolo con il mio. Sono io che ho intrapreso l'azione attraverso la quale ho costretto l'essere lupo a fondere il suo crogiolo con il mio. È stato l'essere lupo che ha teso l'agguato per fondere il suo crogiolo con il mio. Cosa ne ricava l'essere lupo nella fusione del crogiolo con quello degli esseri umani? La salvezza della sua specie in pericolo, un pericolo che nasce dal fare degli esseri umani. L'essere lupo fonde il crogiolo con quello degli esseri umani, tendendo loro degli agguati, quando può, e a quegli esseri umani che presentano delle caratteristiche che si avvicinano alle sue. L'essere lupo fonde il crogiolo con quello degli esseri umani. Cosa ne può ricavare un essere umano da quella fusione? Non è semplice dirlo. Non che sia difficile, ma è comunque complicato. Provate a pensare agli elementi del crogiolo dello stregone, meno quegli elementi che sono propri della specie umana, come la sospensione del dialogo interno, lo scetticismo. Provate a pensarli come elementi propri dell'essere lupo e quanto diversa deve essere l'attenzione espressa dall'essere lupo, l'intento espresso dall'essere lupo, la follia controllata dell'essere lupo, l'articolazione dell'agguato espresso dall'essere lupo, eccetera. Provate a pensare di prendere alcuni aspetti dell'attenzione espressa dall'essere lupo e aggiungerli alla vostra attenzione. Alcuni aspetti della follia controllata dell'essere lupo e aggiungerli alla vostra follia controllata, eccetera, eccetera. Dalla fusione dei crogioli si arricchisce il proprio fare attingendo ad altri crogioli. Si attingono sia cose diverse che aspetti diversi delle stesse cose. Cosa significa attingere aspetti diversi delle stesse cose? Significa che la mia attenzione è sempre la mia attenzione,
ma non mi limito ad usarla soltanto come lo usavo prima, in quanto l'ho arricchita di altri aspetti. Questo arricchimento mi consente di usarla come prima, ma anche in maniera diversa da prima. Ho acquisito alcuni aspetti dell'essere lupo. Quando avviene la fusione, a Roma cui Lupercali veniva rinnovata ogni anno, io trasferisco nella mia specie molte tensioni dell'essere lupo, molti bisogni. Comincio a dire che non è giusto che quella specie, cioè il lupo, venga decimata. Comincio a cercare i motivi per cui ritengo che tale specie si debba salvare e proteggere. In altre parole, io trasferisco nella specie umana molti elementi propri della specie dell'essere lupo. Anziché favorire il saccheggio della specie lupo, provo a difenderne delle ragioni. Magari il mio potere decisionale all'interno della specie umana non conta nulla e io vengo deriso, ma intanto una voce si è elevata e una voce predispone sempre e comunque altri esseri umani ad ascoltare. Cosa si è preso l'essere lupo fondendo il suo crogiolo con il mio? Ha affiancato alcuni aspetti della mia attenzione alla sua attenzione, alcuni aspetti del mio intento al suo intento, alcuni aspetti della follia della mia follia controllata alla sua follia controllata, eccetera, eccetera. In altre parole, l'essere lupo con cui io ho fuso il crogiolo ha acquisito qualcosa della specie umana. Ora sa come deve comportarsi e sa agire più opportunamente per costruire i suoi adattamenti. L'essere lupo non ha mai capito perché gli esseri umani gli davano una caccia così spietata. Da quando ha fuso il crogiolo con quello di alcuni esseri umani alcune centinaia d'anni or sono, ha trasferito molte informazioni alla sua specie. Queste informazioni hanno dovuto diffondersi con tempi molto lenti, ma la specie alla fine ha compreso che doveva adottare nuove strategie di adattamento per riuscire a sopravvivere all'orrore cristiano che si era diffuso fra gli esseri umani. Comprese che doveva alimentare, per quanto poteva, il bisogno di libertà degli esseri umani stessi per poter costruire la propria libertà. Così, esseri magici della specie dell'essere lupo hanno ricominciato ad affiancare esseri umani per far sì che costoro si liberassero dall'orrore cristiano. Esseri magici di ogni specie dell'essere natura hanno teso agguati ad esseri umani affinché imparassero a respirare libertà per costruire il loro potere di essere. L'arte dell'agguato è l'arte delle relazioni fra tutti gli esseri. Gli esseri che si spacciarono per Dio creatore tesero degli agguati ad esseri umani che, alterando la percezione per una causa qualsiasi, vennero in contatto con loro. Alterare la percezione all'improvviso, ci si trova davanti ad uno sconosciuto, incapaci di affrontarlo e impotenti a padroneggiarlo. Lo sconosciuto può apparire per quello che vuole e per quello che la nostra immaginazione vuole che sia. L'immaginario giganteggia su di noi mentre tremiamo al suo cospetto. Quanto è grande la nostra visione, quanto è luminosa la nostra visione, quante cose sagge e belle ci trasmette la nostra visione, come ci troviamo bene nella nostra visione, così ci abbandoniamo ad essa. Anziché reagire e praticare l'agguato, noi ci abbandoniamo alle sensazioni e agli effetti immaginati. Quegli effetti immaginati crescono, si ingrandiscono e si impossessano nel nostro essere. Alla fine noi diventiamo il portavoce degli effetti immaginati nella nostra specie. Dio, un suo messaggero onnipotente, ci ha parlato, ci ha trasformato in messaggeri a nostra volta, ci ha detto di comunicare, ci ha detto di portare un messaggio. Non importa se quel messaggio è un messaggio di morte o di sottomissione. Noi lo portiamo, diventiamo acritici, lo accettiamo e lo alimentiamo dandogli forza. La nostra intelligenza, la nostra retorica alimentano quel messaggio, sicché alla fine noi cessiamo di essere noi stessi per diventare i messaggeri di qualche cosa che non siamo stati in grado di affrontare. Gli esseri di sola energia vitale, che si cibano di energia vitale stagnata, ci hanno teso un agguato. Uno, loro conoscevano loro stessi e le loro possibilità, l'essere umano no. Due, loro conoscevano il territorio della percezione in cui tendevano a cacciare, l'essere umano no. Tre, loro possedevano l'intento di quanto facevano, l'essere umano no. Il loro
4. Il loro intento era quello di mettere in ginocchio esseri umani per costringerli a produrre energia vitale stagnata. Gli esseri umani li immaginavano potenti, buoni e protettori. 5. Loro avevano individuato l'obiettivo del loro intento. Gli esseri umani no. 6. Loro salvavano gli esseri umani e i loro campi di energia vitale. Gli esseri umani no. 7. Loro si nascondevano dagli esseri umani fuori dalla descrizione della ragione. Gli esseri umani no. 8. Loro erano parte indistinguibile dall'ambiente, potevano apparire forti, grandi, portentosi. Gli esseri umani no. 9. Loro potevano sottrarsi quando un essere umano li sfidava. Gli esseri umani no. 10. Loro potevano attendere che gli esseri umani fossero in difficoltà per preparare l'agguato. Gli esseri umani no. 11. Loro fagocitavano gli esseri umani ammalati di energia vitale stagnata per soddisfare i loro bisogni. Gli esseri umani non sapevano cosa stavano perdendo. Si fondevano i crogioli di morte della specie umana che distruggeva se stessa in un agguato mortale. Gli esseri umani non sapevano cosa stavano perdendo. Pensavano che fosse normale tutto ciò. Così riprodussero nel sistema sociale quanto nell'agguato era loro imposto, costringendo altri esseri umani ad un lungo percorso per costruire la libertà della loro specie. Il lato nero dell'arte dell'agguato è quello dell'abbandono, ma di questo ne parleremo del crogiolo del male. La fusione dei crogioli avviene anche con esseri diversi, come l'essere sole. Cosa ci dà la fusione del crogiolo con quello dell'essere sole? A me ha dato la consapevolezza delle trasformazioni. Per qualcuno questo potrebbe essere illusorio, ma a me ha permesso di trovare delle certezze nell'arte dell'agguato e nelle determinazioni della mia esistenza. Ho ricevuto molto altro come alterazione degli elementi del mio crogiolo e delle loro trasformazioni, ma questo non si distingue da quello che possono essere le trasformazioni soggettive. Gli esseri percorrono il proprio sentiero di sviluppo e quando praticano l'arte dell'agguato, questa si applica ad ogni aspetto della loro esistenza, ad ogni aspetto del loro fare. Alla fine del loro percorso, tutta la loro esistenza è stata un fondersi di crogioli e di riversarsi dei contenuti. Alla fine della loro esistenza hanno arricchito il loro crogiolo fondendolo con quello di ogni essere incontrato. Da ogni essere hanno preso quanto serviva loro, quanto pensavano che potesse servire loro, quanto erano in grado di prendere da quel che immaginavano servisse. Alla fine del loro percorso essi si sono trasformati partendo da ogni fusione che hanno costruito. Si sono trasformati in ogni attimo della loro esistenza. Alla fine del loro percorso è molto difficile sapere che cosa siamo e che cosa sarebbero stati se. Ma non c'è un se come rimpianto. C'è una sequenza di scelte che hanno prodotto la fusione di quei crogioli in quanto soltanto quei crogioli sono riusciti a tendere un agguato. C'è una sequenza di scelte che hanno generato il versamento dei crogioli, la quantità e la qualità del versato. Alla fine di tutto, possiamo dire che l'essere umano si trasforma soltanto in base alle proprie scelte. Una coscienza di sé può tendere un agguato ad un essere umano soltanto se le caratteristiche costruite attraverso il suo divenuto coincidono per soddisfare l'intento di quella coscienza di sé. Così, un essere umano è in grado di eseguire un agguato soltanto quando la coscienza alla quale intende tendere un agguato ha delle caratteristiche costruite attraverso il suo divenuto che ne soddisfano l'intento. La scelta soggettiva dell'individuo determina la direzione, la qualità e la quantità dell'agguato. Non si diventa preda di un agguato se non ci si è costruiti come preda per quell'agguato. E infine, è da ricordare che l'arte dell'agguato deve essere intesa come l'arte dell'agguantare, afferrare velocemente l'opportunità che si offre. L'agguato è teso sempre per costruire se stessi, ma non si costruisce mai un se stessi in maniera slegata e indipendente dal mondo. Si costruisce se stessi attraverso la costruzione del mondo diventandone parte. Negli esseri del mondo si devono confidare i nostri intenti e si deve agire affinché gli intenti di ogni essere siano soddisfatti per poter soddisfare i nostri. Quando noi agiamo attraverso l'arte dell'agguato è solo perché noi scegliamo. Quando noi siamo prede di un'arte dell'agguato è solo perché noi abbiamo scelto. Nel momento in cui scegliamo o abbiamo scelto, noi siamo diventati degli dèi facendoci fato.
Noi abbiamo aggiunto al nostro divenire la nostra volontà attraverso la quale pratichiamo le nostre determinazioni. Facendo questo abbiamo scelto la strada da percorrere attraverso la quale costruire il nostro divenire. Quando abbiamo scelto quella strada non c'è più ritorno. Dobbiamo percorrerla o esserne distrutti. La peggiore delle distruzioni è quella di rinunciare a crescere, mettendoci in ginocchio davanti a chi intende distruggere la nostra energia vitale e con essa la nostra capacità di cogliere dall'albero della vita eterna. Nella prossima trasmissione tratteremo la terza parte dell'arte dell'agguato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Bene, questo è l'agguato nei quattro canti del mondo. Un attimo solo, per favore. Ricordiamoci che nell'arte dell'agguato non si è prede o cacciatori, si è sempre cacciatori e prede allo stesso tempo, cioè si è l'una e l'altra, perché si deve sapere agire nell'uno e nell'altro modo. E non si è prede se non si è predisposti a chiamare qualcuno che ci cacci, e non si è cacciatori di prede se non si ha l'intento per cercare quello che soddisfa il nostro intento. Per cui non si può mai essere o prede o cacciatori, si è l'uno e l'altro allo stesso tempo. Per cui è nostro dovere, nel modo più assoluto e categorico, difendere il nostro fare e le nostre intenzioni. E noi dobbiamo continuare a praticare l'arte dell'agguato, che è l'opposto della sottomissione, è l'opposto dell'abbandono, è l'opposto di rinunciare a noi stessi, di rinunciare a costruirci. Chi si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra ha rinunciato a costruirsi. Soddisfa la volontà di Dio, la volontà del Dio creatore, come biblicamente è espresso. Lui si mette in ginocchio, abbandona se stesso. Qual è il guaio? Il guaio è che va dal suo figlio e costringe il suo figlio a fare altrettanto, va dal vicino e costringe il vicino a fare altrettanto, va dall'amico e costringe l'amico a fare altrettanto, ricatta l'amico, ricatta i parenti, ricatta gli altri, perché solo in questo modo egli può soddisfare il proprio mettersi in ginocchio. Cioè non è che distrugge semplicemente se stesso, ma va a distruggere gli altri. In pratica è come se lui decidesse di costruire dell'agguato contro altri, per costringerli a metterci in ginocchio come lui, perché questa è la sua soddisfazione. Bene, la prossima volta tratteremo dell'agguato, la terza parte, che sarà più la descrizione, come organizzare la descrizione dell'arte dell'agguato. E adesso andiamo un attimino avanti, un pochettino, nella nostra bellissima rassegna stampa. Eutanasia e aborto, in no del Papa, dalla Repubblica dell'1/7/1998, un documento motu proprio che ha forza di legge sui termini morali per vescovi e teologi. In pratica, eutanasia e aborto per i cattolici sono assolutamente proibiti. Fossero proibiti solo per i cattolici, vabbè, ognuno ha il diritto alla sua fede, ha il diritto a seguire le sue cose ed è un discorso. Il problema è che cercano di imporlo anche agli altri. Cioè cercano di impedire altre persone di praticare eutanasia, altre persone impediscono di abortire. In pratica, Wojtyla intende costruire la miseria. Cos'è l'eutanasia? L'eutanasia è quando qualcuno decide di sopprimersi. Ora, per un cattolico ciò è comprensibile, perché un cattolico si ritiene bestiame del suo Dio. Come bestiame del suo Dio, è solo il suo Dio che può decidere quando togliergli la vita. Perfetto, cavoli suoi e affari suoi. Siccome invece gli altri non sono bestiame del suo Dio, hanno il diritto di togliersi la vita quando vogliono e come vogliono. Se le condizioni sono tali per cui uno decide di togliersi la vita, lui non appartiene a un Dio, non appartiene a un padrone, ha il diritto di farlo. E nessuno ha il diritto di imporglielo, chiaramente. Questo deve essere chiaro. E l'altro discorso sull'aborto è che Wojtyla intende costruire miseria per vendere schiavi. Cioè lui vuole, già in Polonia aveva organizzato la mafia contro le donne in difesa affinché non potessero abortire, non dimentichiamocelo mai, per cui Wojtyla è un mafioso da questo punto di vista e non ce lo toglie nessuno. Lui vuole impedire l'aborto alle persone perché così può avere schiavi da vendere, persone da mettere in ginocchio, può costruire miseria. Costruendo miseria può mettere in ginocchio le persone davanti al suo Dio. Questa è la sua
amoralità, il suo orrore. L'orrore appartiene al cattolicesimo. Poi magari qualcuno telefonerà dicendo che dico cazzate. Referendum sull'aborto, il Portogallo rischia la crisi. E anche qua abbiamo un'altra azione di destabilizzazione istituzionale messa in essere dai cattolici. In Portogallo, dalla Repubblica del 28 e 6, 1998. La legge che consente l'interruzione di gravidanza era stata approvata dal Partito Socialista, Partito Comunista del Governo Spagnolo, e è stata combattuta a sangue dai cattolici, perché non vogliono che gli altri possano seguire il loro credo, possano seguire le loro tensioni. Cioè, siccome i cattolici non hanno delle ragioni sufficienti da esporre, devono per forza usare la forza militare, le galere, eccetera, i ricatti rispetto alle persone, per impedire alle persone di seguire le loro tensioni. E vediamo un attimino, perché a un certo punto uno dice, vabbè, queste sono cose, ma c'è ancora... ogni cosa tira l'altra, cioè un concetto filosofico, un modo di... cioè quando si mettono le persone davanti a qualcuno che intende essere il loro padrone, non è che si fa una cosa, ma si fa un insieme di cose. Vediamo un attimino dalla Repubblica del 6 luglio 1998. Allora, la pausa del Cadore servirà a Wojtyla anche per preparare il suo viaggio in Croazia. Il primo della ripresa autunnale si svolgerà i primi di ottobre e Wojtyla lo ha simbolicamente inaugurato decretando martire il cardinale croato Aloisio Stepinac. Vi ricordate quando vi ho detto che la Chiesa fa santi solo quelli che gli servono per mettere in ginocchio che non si può difendere? Bene, Stepinac fu condannato e imprigionato nel dopoguerra dal regime di Tito per collaborazionismo con i nazisti. In pratica, la celebrazione del il processo di Stepinac dopo un conflitto di cui i nazisti e il regime fascista croato erano stati spietati con la resistenza jugoslava fu indubbiamente un processo politico condotto con tutti gli ingredienti dello stile stalinista, ma altrettanto vero che Stepinac, sto cardinale, appoggiò durante la guerra il regime sanguinario del duce croato Ante Pavelic e dei suoi ustascia, i quali, fra le altre cose, avevano organizzato dei veri e propri campi di sterminio. Infatti c'è il ritorno, sempre lo stesso articolo, di Dinko Sakic, comandante dal 43-45 del campo di sterminio di Jasenovac, in cui furono, campo di sterminio, furono eliminati partigiani comunisti, serbi, ebrei, zingari, siamo un po' alle solite, e omosessuali. Cioè praticamente si fa cardinale uno che è stato un collaboratore, se non un mandante diretto, dei campi di sterminio. Cioè si fa santo. Per cui ricordatevi bene quello che sta per succedere. Cioè ricordatevi questo, perché quello che la Chiesa Cattolica sta preparando adesso è la costruzione di nuovi campi di sterminio. Cioè non pensate che questo sia finito perché apparteneva a quell'epoca. No, avviene anche adesso. Cioè la preparazione che è in corso è quella di preparare le basi affinché i campi di sterminio tornino ad essere. Ricordatevi bene questo. Pronto? Sì? Ciao. Dimmi. Sono Michele. Dimmi. Ascolta, volevo chiederti, tempo fa, tempo fa anche adesso, riflettevo sul fatto dell'8 per 1000. Tu pensi che potrebbe essere, non so, come una specie di indago per vedere quanti fedeli ci sono ancora, o roba del genere? Potrebbe essere? Ma è anche un inganno, tutto sommato, eh? Ti sento male. Ti parlo per radio ora. Va bene, ciao. L'8 per 1000, sì, potrebbe essere un modo per contare anche i fedeli, ma in realtà è anche inganno. Se voi guardate la pubblicità che fa sulla televisione adesso i cattolici, no? Mentre l'anno scorso nella pubblicità dicevano, l'8 per 1000 serve per mantenere i preti, se ne avanzano vanno anche ai poveri, cioè se ne accumuliamo abbastanza soldi vanno anche ai poveri. Adesso invece la pubblicità è sparita completamente e facciamo solo per i poveri. In realtà non è vero, serve per mantenere il clero, però la pubblicità ti dice che fanno solo per i poveri. Per cui c'è un po' inganno questo. Pronto? L'8 per 1000 sta bene a te che ti impari ad andare a scuola. Questa sarebbe un'offerta grande, che ti impari ad andare a scuola, okay. Impari a leggere e scrivere. Perfetto. E fare ragionare gli altri. Ciao. E gli 8 per 1000 te vago a te di carità cristiana a darti. No, io non tiro né l'8 per 1000 né altre cose, anzi li spendo per riuscire a costruire un pensiero di libertà. Purtroppo chi stupra le persone, chi mette in ginocchio bambini, chi costringe le persone a pregare, chi distrugge il divenire umano, ha bisogno di soldi per farlo.
E per piacere, se dovete fare la dichiarazione di redditi, non l'avete ancora fatto, mi raccomando, firmate per lo Stato. Per quanto schifo possa farvi lo Stato, è sempre meno dannoso, meno nocivo della Chiesa Cattolica. Pronto? Ciao Claudio, sono Giorgio. Ciao. Ti sento male? Dimmi tutto. Ecco, per dirti che l'8 per mille a te non lo darei mai, perché tanto, non glielo do neanche alla Chiesa. Grazie. Però la signora ha ragione di mandarti un 100.000 lire, 200 che vai un po' a scuola, ha perfettamente ragione la signora. Buon lavoro. Grazie, ciao. Vabbè, visto che sono finanziato, molto bene, grazie, molto gentili. Andiamo avanti. Allora, prof di religione e spogliarellista, dal Gazzettino del 3 luglio 1998. La notizia fa un po' sorridere, l'oscenità sta quella di fare il professore di religione, non lo spogliarellista. Andiamo ancora avanti, dal Gazzettino del 4 luglio 1998. Integralista distrugge libri sull'Islam. Beh, vediamo un attimo. Pronto? Claudio, ciao. Uno. Volevo chiederti informazione. Sì, pronto? Dimmi. Prima sentivo che avevi una cassetta di indiani sottofondo. Sì? Sì, tutta così? Non lo so veramente, perché l'ho trovata qua, no? E l'ho messa in sottofondo. Però penso di sì che sia... Ha un titolo o qualcosa davanti? Ma Love e Nature, penso. Love e Nature. The New Age, è una delle cassette del New Age che ho trovato qua, in radio. Io allora sarò franco. Sì, penso di sì. Ok, comunque il tuo numero del recapito, che magari mi interessava, se sì? Un giorno libero ad agosto, sì? A fare, a venire su Asiago. Va bene, ti do il mio indirizzo per radio, poi ti trovo il numero di telefono, ci sono sul elenco telefonico e mi trovi, insomma. Okay. Ti do l'indirizzo subito. Vale, ok? Bene. Ciao. Ciao. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Se telefonate a Silvio per avere il mio numero di telefono, ve lo danno come Piazzale Parmesan 8. Se cercate sul elenco telefonico, mi trovate come Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4 Marghera, perché ho cambiato casa da poco. Per quanto riguarda venire su su Altipiano di Asiago, normalmente io incontro le persone un attimo prima, cioè ci vediamo un attimo, parliamo qualche minuto, cioè non c'è nessun problema, e dopo vi do la data e il luogo di appuntamento. Cioè, poi vediamo, insomma, se si viene o meno, ecco, perché è una questione di delicatezza rispetto a tutti quelli che partecipano, tutto lì, insomma, non c'è niente di segreto, niente di... è solo una questione di rispetto, diciamo così, per le persone che partecipano, di riservatezza anche, tutto sommato. Cioè, noi non facciamo le cerimonie mistiche del squartamento, robe strane, però è giusto che chi partecipa abbia un po' di discrezione. Allora, questo integralista distrugge libri sull'Islam. Un cattolico integralista di professione bibliotecario di Parigi ha distrutto con rabbia iconoclasta un centinaio di libri sull'Islam e il mondo arabo. Prendeva a prestito i libri in biblioteca con false tessere di lettori dai nomi arabi, li portava a casa per farli a pezzettini. Cioè, io non distruggerei mai neanche un libro cattolico, cioè, per me un libro cattolico va letto, va confutato, va combattuto, però personalmente non andrei neanche a distruggerlo. Ci sarebbero dei libri cattolici che ritengo più importanti di altri, non so, di Agostino, La città di Dio, se non ho sbagliato, io me lo tengo perché è un bel modo di pensare cattolico, cioè a me mi rappresenta il pensiero cattolico e la confutazione che io faccio come pagano al pensiero cattolico, per cui non andrei mai a distruggere roba del genere. Libri, non so, di Tommaso d'Aquino, io li confuto, cioè li leggo, li combatto, li scrivo delle cose contro, però non andrei mai a distruggere, che senso ha? 6 luglio 1998, il Gazzettino. Un ex vigile urbano nel Mantovano vede la Madonna e la fotografa. Benissimo, così avremo anche le fotografie della Madonna. Le istantanee saranno esaminate da un esperto. La Chiesa ci crede poco. Beh, in effetti neanche io non ci credo per niente. E fa bene anche a non crederci, perché rischia di cadere in truffe.
Nell'articolo, al di là poi di quello che si dice, c'erano 4.000 persone, tanto per capire, cioè, se io volessi fare una setta, un gruppo di persone, non direi quello che dico, basterebbe vedere la Madonna, sono 4.000 persone. 4.000 persone a 10.000 lire la persona sono 40 milioni, non so se mi spiego. Qui invece vogliono mandarmi 100.000 lire per andare a scuola, insomma fate un po' voi. E, vabbè, e nell'articolo c'è la fotografia della Madonna di Civitavecchia che avrebbe, dice l'articolo, avrebbe pianto sangue. In effetti la cosa ormai è solo ridicola, semplicemente. E andiamo nel gazzettino del 30 giugno 1998. Cristina dei Miracoli, imbarazzo. Londra, c'è chi sostiene che ridà la vista ai ciechi e che guarisce le piaghe, ma la Chiesa Cattolica d'Irlanda appare imbarazzata dal crescente seguito di pubblico della casalinga Cristina Gallagher, che la gente venera e che sostiene di essere in contatto con Dio e di averle stimate ai piedi. Cioè, d'altronde, mettiamoci d'accordo, se uno vede Dio, tutti quanti possono dire di vedere Dio. Questa la Chiesa deve magnarsi, cioè non può avere la gestione diretta. E d'altronde anche questa continua ad avere un grande seguito. Allora, 10.000 lire a persona, fate conto, 1.000 persone sono 10 milioni, e 10.000 persone sono 100 milioni, fate un po' voi di conti. Le masse si fanno solo mettendo in ginocchio le persone, non costruendo libertà. Vediamo un attimo dalla Repubblica del 3 luglio 1998. La spada di Dio nascosta dietro l'armadio, un'organizzazione paramilitare nell'Italia dei misteri. Dunque, una difesa attiva nata nel 1919 per contrastare le spinte del massimalismo anticlericale. Dunque, questi personaggi, la loro militarizzazione di rado ammessa, erano un'organizzazione militare clandestina guidata dal Vaticano, di rado ammessa in documenti ufficiali, emergeva piuttosto nelle varie sottonomenclature che distinguevano gli aderenti, vedette, gruppi di punta, gruppi di ordine, squadre volanti. Indubbia la connessione con quei gruppi di ex partigiani cattolici, cioè dal 19 avevamo avuto dopo anche i partigiani cattolici, che come i loro omologhi di sinistra non avevano restituito tutte le armi dopo la liberazione. Di armi della loro consistenza dei luoghi che le custodivano, parrocchie, oratori, conventi, erano pieni di armi, e della possibilità di acquistarne di nuove si parla con ampiezza nel dossier Cattaneo, il quale è anche una fonte di informazioni sull'apparato logistico militare degli avversari. Cioè, chiamiamoci questo, il cattolicesimo senza le armi, il cristianesimo senza stuprare le persone che non si possono difendere, non può imporsi, non può costruire nulla. Ogni tanto ha bisogno di armarsi, ha bisogno di costruire terrore, ha bisogno di imporre con la violenza le sue cose. Certamente negli anni 45, dal 40 fino al 45-48, c'è sempre stato un clima di guerra e di scontro, per cui dire che i cattolici si scontravano con la sinistra, con i comunisti, questo è vero, questo era un po' nell'ordine delle cose. Faceva parte della tradizione, faceva parte degli scontri, faceva parte della dialettica nazionale, al di là della violenza con cui questo si esprimeva. Questo è una cosa. L'organizzazione militare venuta fuori dal Vaticano è un'altra cosa. Pronto? Maria Lucia da Treviso. Ciao, dimmi. Ciao. Dunque, non è solo adesso che bruciano i libri. Perché anche prima della guerra sì. Hanno bruciato i libri. Certo. E io li ho visti bruciare i libri di protestanti. Sì. Poi volevo dire alla signora dell'8 per 1000 che su 8 per 1000 serve al Papa per andare in villeggiatura anche. Sì, perché è l'elicottero che è stabile lì. Non è che lo paghi lui, lo paghiamo noi con le nostre tasse. Seconda cosa, per il Dio denaro, Marcinko e tutti quanti hanno ucciso il Papa Albino Luciani. Io questo non metto lingua su queste cose. Non hai letto il libro? Sì, no, ma tu dici quello che vuoi, io non posso... Allora, e quella guardia svizzera che è morta dentro, perché è morta?
Là ho parecchie cose da dire. Ecco, allora dille, dille, perché a un certo momento, e su nel Friuli, i preti che, della Gladio, che avevano le armi in canonica sotterrate, ecco, di cose. Per lo scontro civile, io non dico niente. Aspetta un attimo, sì? Un'altra cosa. E la Madonnina di Civitavecchia, sì, il sangue è maschile. Sì. L'hanno fatto analizzare, poi hanno detto perché volevano far analizzare il sangue del proprietario della Madonnina e lui si è rifiutato. È vero. Ciao. Allora, chiariamoci una cosetta. Per quanto riguarda lo scontro che c'è fra fazioni politiche e fazioni militari, io non dico niente, cioè, anch'io ho fatto i miei scontri, per cui non posso criticare chi si è scontrato contro di me. Questo appartiene alla vita civile, cioè non appartiene alla sfera religiosa. Quello che appartiene invece alla sfera religiosa è un'altra cosa, cioè il fatto che i preti abbiano usato il loro essere militari, ma non l'essere militari perché avevano il mitra, perché magari avevano paura che il comunista andasse a prenderli, no? Per quello io riesco anche ad accettarlo. Il fatto di usare l'arte militare contro le donne dei paesi, contro gli uomini, sputtanandoli perché non vanno in chiesa, perché non si comportano in quel modo, perché si comportano... quello non mi sta bene, quello è contro la mia morale, quello io lo combatto. Dopodiché, se il prete dice mi sono cattolico che sparo al comunista perché il comunista vuole spararmi o viceversa, quello è un altro discorso, quello non mi interessa, mi interessa molto relativamente. Però quello che mi interessa è l'attività militare fatta dalle gerarchie rispetto alle persone più deboli. Per quanto riguarda poi la distruzione dei libri, è sempre stato un modo di essere dei monoteisti, cioè i cattolici hanno sempre distrutto i libri degli altri perché i loro libri fanno talmente schifo, sono talmente vomiti, che hanno paura di qualsiasi scritto venga messo contro che abbia un minimo di diffusione. Cioè io perché non ho difficoltà ad accettare ogni libro cattolico? Perché io non ho paura di un libro cattolico, cioè io ho paura delle armi con cui un libro cattolico, ho paura di ferri roventi, ho paura della tortura con cui la violenza che i cattolici fanno sui bambini, quello mi fa orrore, questo mi fa paura, non tanto il libro e gli scritti. I libri e gli scritti non ho nessun problema di confrontarmi o di battere da una parte o dall'altra, tanto per essere chiaro, quello che mi fa orrore, quello che mi fa terrore è invece l'uso dei ferri roventi, l'uso della tortura, l'uso della violenza fisica, il mettere in ginocchio i bambini che non si possono difendere, questo mi fa orrore, non tanto il resto. E per quanto poi riguarda Wojtyla e il suo elicottero, eccetera, Wojtyla sta morendo nel modo squallido con cui ha vissuto. Cioè, lui ha vissuto mettendo in ginocchio i più deboli e sta morendo in ginocchio. Basta, io le posso soltanto augurare di morire nel suo letto. E questo per un pagano penso sia il peggior augurio che si possa fare a una persona. Andiamo ancora avanti. Dal Gazzettino del 25 giugno 1998. Speriamo che la notizia sia vera. Turchia ha abrogato il reato d'adulterio anche per le donne. Speriamo. Pronto? Ciao. Come stai? Bene, io. E tu? Bene, grazie. Che tanto non ti sento? Perché tante volte vorrei porti dei quesiti un po' più... approfonditi, allora magari preferisco aspettare, poi magari mi dimentico, no? Volevo farti una domanda abbastanza banale oggi. Dimmi! Volevo dire perché tante volte si è attratti dall'orrore. Qua c'è tutta una letteratura, eh? C'è tutta una letteratura. Io sono molto affascinata a volte. Sì. Ti dirò due parole. Sì, grazie. Prego, ciao. Sì, in effetti è vero. Qualche volta si è attratti dall'orrore. E perché questo? Allora, le persone vuote sono attratte dalle persone ricche, cariche, vitali. Le persone vitali sono attratte dalle persone vuote. Perché questo? Perché la persona vitale pensa a se stessa come una cosa che sprizza da tutte le parti, cioè come una cosa che non è in grado di darsi un ordine nelle sue azioni, nella sua vita, mettere a posto le sue cose. Mentre invece vede la persona vuota come una persona sistematica, come una persona che ha ordine, come una persona posata, come una persona che è riuscita nelle sue cose. E allora la persona che sprizza energia da tutte le parti pensa a quella persona come un ordine che lei vorrebbe arrivare, però non si accorge che invece la persona è vuota, c'è un vuoto sotto, non c'è il nulla.
Al contrario, la persona vuota è attratta dalla persona che sprizza energia da tutte le parti, che non ha ordine, avrebbe mille interessi, mille voglie, eccetera. Perché? Perché vuole riempire il vuoto che ha dentro. Cioè il suo ordine è solo apparente, è solo un gioco di apparenza, in realtà è vuota. E cerca di avvicinarsi alla persona vitale proprio per strappargli l'energia vitale. È un gioco che in stregoneria questo c'è sempre stato, l'abbiamo sempre trovato e ha sempre dato moltissimi problemi perché la capacità di superare la forma per arrivare al numenia, per arrivare al nocciolo della cosa, è forse una delle cose più difficili. Ci vogliono molti anni per arrivare a questo. Cioè quando si sprizza energia di solito non si ha l'attenzione fissata su un oggetto, non si ha un ordine, cioè nessuno ci ha insegnato un crogiolo dello stregone su cui lavorare. Per cui si hanno mille cose, si toccano mille cose diverse, per cui non c'è mai un ordine preciso. E si viene attratti proprio da quelle persone che invece hanno un ordine. Cioè, ma non hanno ordine perché sono riuscite a mettere in ordine quello che hanno dentro, ma hanno un ordine perché hanno il vuoto dentro, perché non hanno più niente da dare, e loro si avvicinano a quelle persone che possono rapinare. Tipo i missionari. Perché i missionari lavorano molto sui bambini in Africa, eccetera? Perché per strappargli l'energia vitale che hanno. Cioè, i missionari in realtà sono delle persone vuote, sono delle persone squallide, sono delle persone che non hanno niente e vanno a rapinare i poveri bambini o i poveri selvaggi, fra virgolette, che l'unica cosa che hanno è la loro vitalità, e la loro vita, sprizzano energia da tutti i pori. E questo è perché l'orrore attrae molte persone. Vabbè, torniamo avanti ancora. Turchia abrogato il reato dell'adulterio anche per le donne. Speriamo che sia vero, dal Gazzettino del 25/6/1998. Dopodiché, sempre nello stesso articoletto, si caldeggia da tempo e all'esame dei deputati una nuova legge caldeggiata dagli islamici che punisce uomini e donne col carcere fino a 2 anni, ma la sua discussione continua a slittare. Probabilmente c'è qualcuno che cerca di resistere il più possibile, sperando in nuovi adattamenti sociali. Il Gazzettino dal 24 giugno 1998. Infibulazioni illegali, un laboratorio trovato a Milano. Mettiamoci d'accordo a cosa: a me delle tradizioni di merda non me ne fotto niente, cioè se le tengono gli uomini di merda, cioè nel senso se le tengono là dove si distrugge la vita, per cui queste non sono tradizioni, queste sono mutilazioni, e per me vanno perseguite per legge, perché sono delle vere e proprie mutilazioni, non sono altro. Non confondiamo lo stupro delle persone che non si possono difendere con delle tradizioni da difendere. Il richiamo del Papa divide i cattolici. Praticamente c'è una vera e propria guerra per riuscire a condizionare il Partito Popolare e riuscire a far finanziare monetaristicamente quello che è la scuola privata. Vi ricordo che se la scuola privata dovesse essere finanziata dallo Stato in barba alla Costituzione della Repubblica, il secondo passo è la distruzione della scuola pubblica per alimentare i soldi che arrivano alla scuola privata. Per cui il progetto reale è la distruzione della scuola pubblica. Dal Mattino di Padova del 23/6/1998. L'anatema dei parroci, anima universale è fuori dalla Chiesa. Beh, anche questo è una cosa interna, cioè nel senso che questo si rifà al Dio dei cristiani, si rifà a Gesù di Nazareth, si rifà alla Madonna, si rifà a chi cavolo vuole, e chiaramente la Chiesa dice: no, tu sei fuori dalla Chiesa cattolica, tu sei un'altra cosa. Beh, questo è un discorso che c'è un po' fra di loro. Io quando ho letto questo personaggio, questo Roberto Casarin, e a cosa lui fa riferimento, mi si è accapponata la pelle. Dopodiché per me è come se neanche esistesse. Dal Gazzettino del 9 maggio 1998. Prima convention italiana, Gazzettino di Mestre, degli uomini d'affari del pieno Vangelo, centinaia di businessmen per mettere d'accordo economia e religione, fratello imprenditore di Dio.